Buongiorno ragazze, oggi decluttering e pulizia del bagno. In realtà ho già fatto un po' di cose, non ho filmato, mi sono dimenticata qua, ho già messo a posto, pulito tutto. Qua ho rimesso a posto tutta questa quantità di roba che non sopporto, ma c'è. Lì ho messo a posto un po' tutte le cose, ho eliminato delle cose più vecchie. Qua vabbè, c'è sempre le stesse cose, alla fine ci metto in ordine spesso, quindi non c'è la necessità di avere altre cose. Qua dalle asciugamani ancora non ho messo in ordine, ma questa è tutta la biancheria del bagno. C'è da eliminare quello là e sono sicura. E poi vediamo. Poi purtroppo qua c'è il reparto medicine. Quelli non finiscono mai. Ora il mio quesito del giorno era: mentre mettevo a posto le mie cose del make up, ho trovato questa matita che avevo preso 2 anni fa. Però dato che il viola no, ormai non, ho deciso di buttarla. Però prima di buttarla ho detto io provo un trucco col viola, una roba veloce. Vabbè, ci ho messo 5 minuti ragazze, perché ormai sono pratica, ma magari qualcuno dice non è troppo veloce questo, ecco. Allora, il mio trucco veloce sarebbe questo, con qualche ombretto e la matita viola. Ora, da qualche anno non sono più amante dei colori che non siano nude. E ho fatto questo proprio per dire, dai, faccio l'ultimo trucco sul viola così chiarisco definitivamente se voglio tenerla oppure no. E adesso sono andata in crisi. Non è che mi faccia impazzire questo trucco sul viola così pesante, perché ormai non sono neanche più abituata. In realtà ultimamente ho fatto smokey grigio. Però tutto sommato, a dirla tutta, non mi dispiace neanche più di tanto. Cosa dite? La tengo o la butto? Boh, io per ora la tengo. Poi quando carico questo video, poi ditemi. Vediamo alla luce. La tengo o la butto? Non so, forse la luce è peggio. Non lo so. Tengo butto. Dicevo, Maxima Icon, mi sembrava più buono dal campioncino, ho detto prendo questo. Per fortuna che non ho preso tutto il profumo, perché non è che mi piace granché. Quindi lo metto qua. Ho rubato di nuovo. Ok, chiusa la spazzatura nella dispensa. Qua ci sono pennelli e tutto quanto. Questa praticamente è tutta la mia roba del trucco. C'ho questo della Charlotte Tilbury, sempre. Gli ultimi make-up, i dischetti questi che ormai uso da qualche anno, lavabili, che sono strabuoni. E poi qua c'è la mia roba del make-up. Allora, stamattina nell'ordine ho sostituito il fondotinta, ho messo quello nuovo perché non ce n'era più. Questo che è fantastico, ragazze, l'olio per le cuticole. Questo che era quello di Sephora mi sono fatta riempire con Paco Rabanne, il Fame, quel robottino nero. Ma quanto è buono sto profumo, ragazze. Poi vabbè, forbicine, vari temperamatite, che qua mi sa che ce n'è un'esagerazione di temperamatite, perché tutte le volte dentro la matita delle sopracciglia della Kiko c'è, quindi non so che ne farne di 50.000 temperini, quindi butterò via quello che mi sembra più vecchio. Questo lo buttiamo, questi boh, tengo questo perché tanto qua ho già preso la matita nuova, dentro c'è di nuovo. La palette, questa della Too Faced, che dovrei decidermi a buttarla, ma non mi decido. E poi vari ombretti. Allora, questo so già che non lo voglio usare, lo butto. Questi sono quelli nuovi che ho preso in autunno, li tengo. Qua c'è uno sul rosa vecchio che so già che vorrei buttare, perché io il rosa ve l'ho già detto. Infatti vedete, ultimamente ho preso panna nero. Con questo temperamatite grosso che io non riesco a usarlo, infatti le matite da temperare praticamente non ne ho più. L'ultima che ho preso era questa di Kiko, che a fuori di che era meravigliosa, ma a fuori di tempera. Non c'è più Mina e quindi questo temperamatite, non so se è il temperamatite, ne ho già cambiati mille, per cui la prossima nera l'ho presa di nuovo così. Però
automatica e tanti saluti, quindi io penso che questo lo butterò perché tanto mi rompe tutto il culo. Quello che resta di quella matita nera, non appena l'ho usata la prossima volta la butto e via. Questo è lo spazzolino per pulire il Pandora, burro cacao e la cipria di Kiko. Un cappello vagante perché perdo capelli come se non ci fosse un domani. E diamo una bella pulita alla vaschetta qua, questa vaschetta dove tengo tutte le mie cose del make up. Questo mobile del bagno ora poi ve lo faccio vedere. Questa era una delle cose che avevo comprato per la casa nuova 2 anni fa, quando sembrava che 3 anni fa in realtà, 2021, prima che iniziassero a fare i lavori, che stavamo per vendere casa. Cioè in realtà avevamo già un acquirente che poi all'ultimo non ho potuto, se no quest'ora io non ero neanche più qui. Vabbè, mettiamo lì tutte le mie cose del make up belle ordinate. Qua metto questo scatolino che era di qualche scotch rifasciato e i miei ombretti, quelli che ho deciso di tenere. E voilà. Okay. Questa è la mia roba del make up, tutta la mia roba del make up. Non ho altre cose, a mio avviso ne ho anche troppa, a dirvela tutta. Il mio amato Hypnotic Poison. E poi qua c'è tutta la roba di mio marito, che ha deciso, cioè in realtà non ha deciso, in realtà sono io che gli ho detto dai, perché non provi? E si sta facendo crescere la barba, mi piace un sacco la barba, ragazzi. Una volta non mi piaceva, adesso invece mi piace. E il suo correttore, quando c'ha tanta dermatite, si corregge un po' la dermatite. Beh, ora faccio l'ultimo cassetto, quello degli asciugamani, ma smaltirò poco e poi mi rimane le medicine, ma tanto so già che va tenuto tutto, quindi vabbè, vedremo. Sono gli asciugamani, qualcosa in lavatrice, qualcosa è lì da mettere a lavare. Questi sono quelli che voglio buttare via, questo perché è un colore che non mi piace, l'avevo preso in omaggio alla Conad con i punti, ma sono bianchi, e questo che ho preso per sbaglio ed è troppo grosso per essere per tutti i giorni e troppo piccolo per fare la doccia, quindi lo taglierò e lo utilizzerò come straccio, perché alla fine quando avete dell'acqua da perdere, quando c'è qualcosa che perde, un rubinetto che perde, gli stracci da lavare in terra non assorbono granché, alla fine l'asciugamano è sempre la cosa migliore. Quindi io direi che col mobile del bagno ho finito, mi rimane da mettere un pochino in ordine qui, da guardare quelle medicine di mio marito qua, però c'è già in ordine, ho già fatto tutto, devo controllare questa roba qua che credo che siano scadute, quelle medicine lì quindi saranno da buttare, quindi ora mi è rimasto solo tutte le medicine che faccio spesso, faccio però devo ricontrollare di nuovo, controllerò tutto. Sono zero voglia, non posso neanche dire pausa caffè perché l'ho già fatta. E sono le 11 e niente, ora mi metto quelle medicine, così chiudo il bagno, metto a lavare quegli asciugamani e lascio tutto ordinato, così poi oggi pomeriggio faccio le mie fotine al bagno, tutto bello e ordinato. Stiamo facendo le foto a tutta casa con tutta la luce migliore, così nel momento in cui decidiamo di metterla in vendita le foto le abbiamo già fatte, e speriamo che sia presto, ma in ogni caso tanto le foto sono quelle. Forse al massimo dovremo cambiare il bagno se proprio non riusciamo a venderla prima di settembre. Dunque, dicevo, tra la mia asma, la polvere e la primavera non sto messa molto bene. Allora, dicevo che se non regge questo mobile, l'abbiamo già vista l'IKEA da sostituirlo, resta da capire quanto tempo passeremo qua, perché comunque il mobile ha un discreto costo, quindi vorrei tenere più snello possibile questo mobile lungo, ve lo faccio vedere così, faccio venire da vomitare, perché eccolo, perché nel momento in cui si andrà a rompere, molto probabilmente, dicevo che nel momento in cui si andrà a rompere forse compreremo solo la parte proprio del lavabo, neanche troppo grossa, e quindi ci sarà da aggiustarsi dove far stare tutte le cose, quindi cerchiamo di avere meno cose possibili
proprio per l'idea di poi non so dove metterle. Ecco, quindi questo mobile ha 25 anni, ragazze, non ce la fa più. L'abbiamo rattoppato in tutti i modi possibili e immaginabili, però vedete qua l'anta mi sta per rimanere in mano. Per cui cerchiamo di tirarlo, di trattarlo più bene possibile per cercare di farlo durare almeno ancora un anno, poi in autunno vedremo, decideremo quanto ci toccherà stare ancora qui e cercheremo di capire il da farsi. Spererei di non doverlo comprare, ecco. Ora mi metto con le medicine, fatemi gli Ragazzi, che auguri. dire? L'ho fatto in autunno questo lavoro, ma c'erano delle cose che erano anche scadute. Infatti 2023, ho buttato via tutta questa roba, quindi io sono riuscita a far stare quelle che usiamo di più qua. Ma qua ci sono tutti i miei collieri perché in dose singola non si trova, quindi devo andare di monodose. Tutto il resto qui e tutto quello che era lassù in cima praticamente non c'è più, ragazze. Mi è rimasto tutto questo affarino qua, che è tutta la roba per fare le medicazioni, e prenderò un cestino più grande perché l'altro giorno, mettendo a posto le decorazioni, mi è avanzata una scatolina più grande e ora vado a metterle a posto. Dopo vi faccio Allora, vedere. ragazze, devo dire, sono super 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 felice di questa cosa. Qua ho organizzato così tutti i milioni di cerotti che adesso che arriva l'estate, perché quando c'è disordine non li vedi, li compri. Questa scatolina era di Tiger ed è comodissima per metterci i cerotti, ma è già piena. Tanto ora arriva il periodo delle vesciche, quindi di qua a settembre non ce ne sarà più. Poi abbiamo messo sempre dei cerotti un po' più grossi, questi XXL, gauze, bende, lo scotch per le fasciature e cotone che sta quasi finendo e il disinfettante liquido. Questo è tutto il kit per disinfettare tutte le ferite. E sì, più volte abbiamo dovuto usarlo, quindi ci serve tutta questa roba. Ho visto che era rimasto aperto uno di quegli steri-strip, che sono quelle che servono per praticamente come se fossero dei punti, che sono finite, bisogna che le compro perché quelle vengono sempre bene in casa. Le usavamo quando la mia piccolina era stata appena operata per farle la medicazione alla ferita, e quella che era avanzata, un giorno mia figlia se l'ha tagliata, taglietto anche abbastanza non da punti, però insomma, e quindi le avevo chiuse con una steri-strip, che sono tipo dei cerottini piccolini. Quindi ora poi li vado a ricomprare in farmacia, tanto domani devo andare, quindi li compro così li tengo lì. Boh, ragazze, questo è finito tutto, mi è rimasto tutto quello spazio bello libero, io sono molto contenta. Qua ho messo tutta la roba di mio marito, là dietro c'è tutte le mie cose. Non mi piace molto questo tipo di organizzazione qua perché è troppo confusionaria, ma vedrò di farci qualcosa. Magari potrei usare quel cestino per tenerci tutte le sue cose. Ora vedo. Dopo aver fatto varie prove, ho deciso che questa è la sistemazione più ottimale, anche se non mi piace questo angolino, trovo confusionario questa divisione fra la mia roba e la sua roba, ma vabbè, mi piace avere l'angolo, il lato che si vede più libero possibile. Questa in teoria andrebbe nelle medicine, quindi la mettiamo qua. Voilà. Ok, direi che questa è la conformazione definitiva. Lì sono riuscita a liberare tutto, qua sono riuscita a far stare tutto e qua mi è rimasto anche un discreto spazietto libero per mettere eventuali altre cose. Devo dire che sono molto soddisfatta. Questo mi è avanzato, lo metto da parte perché vengono sempre bene. Purtroppo non sono riuscita a metterci il coperchio perché ci sono delle cose più alte. E quindi vabbè, lo metterò da parte. Magari in futuro potrà servire il coperchio. Ora finisco di riordinare. Vado a buttare la spazzatura, do una pulita al bagno e poi ve lo faccio vedere pulito.